Buongiorno a tutti, mi chiamo Dennis Paron, oggi sono qua a parlarvi di roller climper e di cover crop. Io nella mia azienda sto utilizzando le cover crop da diversi anni in conservativo. Adesso una parte dell'azienda è passata in biologico e stiamo affinando un po' la tecnica per la terminazione di queste colture da sovescio, tra questi roller climper. Quest'anno abbiamo utilizzato su una coltura da cover crop da pisello per seminare mais. La terminazione è andata benissimo con il rullo. Che la pacciamatura esistente poi dopo la semina del mais non è andata più delle 3-4 settimane al massimo, quindi ci siamo trovati in un terreno scoperto, il mais piccolo e con degli infestanti che poi hanno dato qualche problema poi alla coltura del mais. Quindi la cover di pisello si è degradata troppo velocemente per l'esigenza del mais. Quindi bisogna lavorare parecchio su che tipi di cover crop utilizzare per la semina della coltura da reddito. Servono accorgimenti particolari per la semina delle cover, una cura, un'attenzione particolare? Bisogna utilizzare la stessa attenzione alle colture di reddito, perché se si riesce a fare una bella coltura da cover crop sicuramente c'è un bel reddito sulla coltura da vendere poi. Il mais dopo avete fatto qualche altra pratica prima della raccolta, tipo irrigazioni, concimazioni? No, non abbiamo fatto concimazioni, non abbiamo fatto irrigazioni, non abbiamo fatto niente. Abbiamo passato solo con il rullo, la semina e la raccolta. L'area è stata abbastanza buona per come lo abbiamo trattato, perché abbiamo prodotto 52 quintali ettaro, però come dicevo prima bisogna affinare i tipi di cover crop sulla coltura successiva. Serve una seminatrice particolare per riuscire a seminare dentro una biomassa verde? Sì, sicuramente una macchina da sodo. Continuerete a sperimentare con le cover crop nei prossimi anni? Sicuramente sì. Adesso utilizzando anche il rullo crimper, la terminazione delle colture da sovescio costa molto meno rispetto alle trinciature o altre lavorazioni meccaniche.